Buongiorno, siamo a Bobbio e sono qui per una giornata sul fiume. Ci stiamo dirigendo verso il Ponte Gobbo e ci tenevo a farvi vedere questo pezzo iniziale perché è fondamentale per orientarsi. Praticamente quando si arriva dallo stradone principale a Bobbio, si entra nel paese, si va a parcheggiare, si ritorna sulla strada principale e si scende da qui, dalla strada, su queste scale per poi camminare sul bordo della strada e raggiungere il ponte. Lo dico perché io, se non avessi chiesto le indicazioni, non avrei fatto questo sottopasso. Qua siamo esattamente dall'altra parte della strada e si prosegue, come abbiamo detto, sul bordo della strada. In realtà qui vicino al ponte ci sono altri parcheggi, però se non avete proprio l'esigenza di arrivare in macchina vicino al ponte, vi consiglio comunque di arrivare a piedi, farvi una passeggiatina. La parte più bella in realtà è dall'altra parte del ponte perché c'è una vista spettacolare, guardate qua. E poi in realtà da qui parte anche una bella camminata. Vuoi la pasta con un sacco di... Ecco, questa è esattamente la vista di cui vi parlavo. Consiglio assolutamente di venire o la mattina presto o a cavallo del pranzo, così vi godete la vista senza troppo disturbo. All'andata vi ho fatto vedere la strada per arrivare dove passano le auto, in realtà ci si arriva tranquillamente anche dal borgo. Piccolo aggiornamento: da Bobbio è possibile raggiungere delle cascate, le cascate del Carlone. Praticamente si possono raggiungere a piedi direttamente da Bobbio, oppure si può arrivare in macchina fino all'agriturismo Acqua Dolce Salata a Moglia, lasciare la macchina in questo parcheggio, anche se non ce ne sono tantissimi, e poi iniziare la camminata verso le cascate. Nel percorso c'è stato un pezzo dove si poteva andare su a sinistra, quindi, oppure proseguire dritto. Bisogna proseguire dritto. Poi arriverete ad un altro punto dove ci sono tre strade, una in giù a destra, una in su a sinistra, oppure si può proseguire dritto. Infatti c'è anche l'indicazione verso le cascate. Io in realtà spero che sia il percorso sbagliato per poter camminare un po' di più. Devo ammettere che le aspettative erano molto più alte, ma è un posto veramente bello. Più spettacolare sicuramente il percorso per arrivare qua. Detto ciò, probabilmente in periodi un pochino più freddi, quando c'è più acqua, è ancora più bella.